Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di parlarvi della mia esperienza lavorativa da cosplayer, siccome mi sono reso conto che amici, conoscenti, persone con le quali faccio cosplay, persone con le quali vado in fiera, non hanno ben capito cosa io abbia fatto dal 2017 al 2020. Per cui ora vi racconto la mia esperienza. Tutto è iniziato grazie ad una serie di fortunate coincidenze. Nel mese di settembre del 2017 ho partecipato al Fanta Expo Comic Convention di Salerno. Ero semplicemente in cosplay da Hisoka di Hunter x Hunter, non avevo impegni con nessuno, nessun tipo di programma, ero in fiera per trascorrere una giornata in fiera, totalmente spensierato. È successo che nell'arco della giornata ho incontrato Giorgia, una ragazza che conoscevo che lavorava già per l'azienda Wasama Creative Factory, e io e lei abbiamo fatto una foto insieme. Quel giorno non sapevo che a quell'evento fosse presente proprio il titolare dell'azienda Wasama Creative Factory, motivo per il quale verso tarda serata, si può dire, Giorgia mi ha ricontattato, mi ha detto che il titolare dell'azienda aveva visto che io e lei avevamo fatto una foto insieme e le aveva detto di avermi notato all'evento, dicendole anche che avrebbe voluto parlarmi direttamente, per cui ho acconsentito a lasciargli il contatto. Dopo qualche giorno, Ivan, il titolare di Wasama, mi ha contattato telefonicamente. Abbiamo avuto una conversazione conoscitiva, ci siamo presentati. La chiacchierata penso sia servita soprattutto per fargli capire che tipo di persona avesse davanti. Dopodiché mi ha parlato dei suoi progetti, dei suoi eventi, del fatto che stesse pensando di ampliare la cosa. Per cui mi ha detto: "Guarda, principalmente faccio eventi a tema supereroi, cerco persone che abbiano una certa presenza fisica e che abbiano delle caratteristiche artistiche di un certo tipo. Credo che essere stato notato in cosplay da Hisoka, l'altezza sicuramente mi ha aiutato tantissimo, visto che sono alto 2 metri. Gli abbiano dato quegli elementi che lui stava cercando. Probabilmente la chiacchierata conoscitiva è servita semplicemente a dare un'ulteriore conferma. Dopodiché lui mi ha proposto di partecipare a quello che per me è stato il primo evento tenuto al centro commerciale Battente Shopping and More di Ascoli Piceno. Quindi a novembre del 2017 ho partecipato a questo evento. Dato che ci eravamo sentiti pochissimo tempo prima, non avevo tempo di fare un cosplay di un supereroe, per cui abbiamo optato per una soluzione apparentemente fattibile in pochissimo tempo, no, data una minima somiglianza con Wolverine, o meglio con Hugh Jackman, abbiamo pensato che quello potesse essere un personaggio adatto per quel tipo di evento. Quindi, fatti degli artigli, mi sono presentato camicia e jeans. E mi era stato chiesto di portare anche Hisoka. Lì per lì non capivo che senso avesse il personaggio di Hisoka, dato che l'evento era a tema supereroi. Poi però ha avuto senso anche quello e ci arriviamo. Per cui l'evento era strutturato su 2 giorni. Primo giorno c'era la comparsa dei supereroi de e determinate attività. Secondo giorno c'era la gara cosplay. Ecco perché serviva Hisoka. Io non lo sapevo, non avevo preparato nessun tipo di coreografia, non avevo preparato nessun tipo di spettacolo. Per cui, nella giornata di domenica, quando mi è stato detto c'è la gara cosplay, iscriviti, era evidente che quella fosse la situazione nella quale mi avrebbero messo alla prova. Come potevo non iscrivermi? Mi sono iscritto e ho improvvisato una scena di Hunter x Hunter, nello specifico quella in cui Hisoka incontra Leorio e Kurapika, o Kurapika, dipende da come volete leggerlo,
nella foresta, quindi parliamo ancora dell'esame per diventare hunter. Ho improvvisato quella scena imitando Hisoka, facendo il pazzo letteralmente, eppure quel gesto da sclerato è servito parecchio. Infatti sono stato premiato come miglior interpretazione cosplay. Dopodiché, finito quell'evento, il titolare era rimasto contento sia di come ho affrontato la gara cosplay, sia del tipo di persona che aveva conosciuto, per cui mi ha riproposto nuovamente un evento a Monfalcone, se non ricordo male, o Pordenone. Belforte Grand Shopping di Gorizia, esattamente. E per quella data però dovevo presentarmi con un cosplay di un supereroe. E dopo aver visto l'interpretazione di Hisoka che ho prodotto improvvisando totalmente, hanno pensato che io fossi adatto a fare la parte del villain. E quindi, ragionandoci un po', abbiamo capito che il personaggio che avrei dovuto fare sicuramente doveva essere Loki. Facendo un attimo un passo indietro e ritornando all'evento di Ascoli, durante la prima giornata di lavoro, quando ero in cosplay da Wolverine, parlando con Marco Noctis, che qualcuno che frequenta l'ambiente cosplay italiano sicuramente conoscerà, è anche un bravissimo stuntman, che all'epoca aveva già proposto il cosplay di Spider-Man. Parlando con lui ci siamo resi conto che effettivamente Wolverine e Spider-Man si incontrano nell'universo di Spider-Man, nello Spider-Verse. E quindi abbiamo colto l'occasione per provare ad inscenare qualcosa. Tra le persone nel centro commerciale abbiamo iniziato a improvvisare una coreografia di combattimento. Lì le persone hanno iniziato a cacciare i telefoni, ci hanno fatto dei video, delle foto, e questa cosa è servita poi da input per riprendere quello che effettivamente a Wasama in passato era già stato fatto, ovvero coreografie in cosplay. Per cui dall'evento di Monfalcone noi abbiamo ripreso questa cosa. Io mi sono presentato con il cosplay di Loki, abbiamo cercato di coordinare al meglio i personaggi tra di loro e abbiamo iniziato ad inscenare delle coreografie. Quindi sostanzialmente non facevamo cosplay semplicemente indossando i costumi, abbiamo iniziato a far cosplay facendo spettacoli nei centri commerciali, ovviamente in un contesto che potesse fare da sfondo a dei supereroi, a dei supercattivi, quindi avevamo le nostre scenografie fornite tutte da Wasama, prodotte in alcuni casi proprio da Wasama, e questo è stato sostanzialmente l'inizio della mia esperienza lavorativa. A parte fare questi spettacoli, nell'arco della giornata Wasama propone diverse attività tipo workshop, laboratori per bambini, dove si insegna anche, soprattutto durante i workshop, a fare determinate cose. Quindi vengono invitati spesso ospiti, professionisti, tipo doppiatori, tipo fumettisti e altre persone del genere, altre figure del genere. Questo è stato il punto di partenza. Poi la squadra si è allargata e abbiamo iniziato a prendere parte a diversi eventi. Siamo stati a Gran Fiume Grand Shopping di Pordenone, marzo 2018, le Befane Shopping Center di Rimini, maggio-giugno 2018, lì siamo stati effettivamente 4 fine settimana, Due Mari di Cosenza a settembre del 2018, la Mezia Comics & Co. sempre a settembre, questo era praticamente coordinato con l'evento che stavamo facendo al centro commerciale, era proprio nello stesso periodo. Dopodiché sono stato invitato come ospite e giurato insieme ad alcuni membri di Wasama al Messina Comics and Games Fest. Li devo leggere perché le tappe sono abbastanza numerose. E dopo questo evento c'è stato
in concomitanza proprio, un altro evento al quale non credevo di partecipare, perché sinceramente all'inizio ero orientato sulla scia dei supereroi, dei super cattivi. Poi però a questo evento fantasy, tenuto a Rimini nel mese di luglio, è un inferno Rimini nel mese di luglio, ve lo dico, non sapevo come propormi, perché io non avevo personaggi appartenenti al mondo fantasy, per cui ragionare sul cosplay da portare è stato un discorso abbastanza complicato, per come inserirlo, per come coordinarlo con altri. E ad un certo punto, un po' ho insistito io, un po' abbiamo capito che effettivamente poteva andare, ho deciso di proporre Aryshock di Dragon Age 2. Aryshock è un Kunari, una razza presente su Dragon Age, dove ci sono questi personaggi nerboruti, proprio grossi, alti 2 metri, anche di più, con le corna. Non ero fisicatissimo, però l'idea di fare un personaggio così grosso mi era piaciuta. C'era un problema: un cosplay del genere non lo puoi comprare da nessuna parte, lo dovresti commissionare, e i tempi delle commissioni sono molto lunghi, per cui ho osato produrlo da solo, e sul canale YouTube trovate i video durante i quali ho realizzato proprio Aryshock da zero, cucendo, facendo l'arma. Solo l'arma mi ha rubato, penso, quasi 2 settimane e mezza di lavoro solo l'arma, anche perché era la prima volta che facevo un lavoro del genere. Procedevo con calma proprio per evitare di fare danni. E per quanto riguarda il cucito invece sono stato un po' più veloce, perché i tessuti erano duri, non avevo paura di che si inceppassero sotto la macchina per cucire, oppure che si strappassero a causa di una cucitura, per cui lì ho detto vabbè, se sbaglio al massimo taglio tutto e rifaccio. E per realizzare il cucito ci ho messo tipo 2 settimane, una cosa del genere. Comunque sono passato dal fare cosplay per divertimento, è diventato un lavoro. All'inizio era solo interpretazione, poi ho iniziato a fare spettacoli. A un certo punto sono diventato un artigiano e non lo sapevo. Giusto per citare gli altri eventi ai quali ho partecipato nell'arco di un anno, a proposito, io ho dimenticato di citare il Rimini Comics. Nel 2018 siamo stati invitati come ospiti al Rimini Comics, come ospiti non giurati. Oddio, forse solo 2 membri di Wasama hanno partecipato alla giuria, non ricordo bene questa cosa. Noi eravamo stati invitati lì per fare uno spettacolo. Devo leggere perché non ricordo. Quindi, ricapitolando, a partire da novembre del 2017, il tour era già iniziato prima. Io però sono stato invitato a Ascoli Piceno, Gorizia, Pordenone, Rimini, Rimini Comics, Cosenza, Lamezia Comics & Co, Comics & Games Fest di Messina, poi c'è stato l'evento Fantasy a Rimini, poi ecco qua, nemmeno fa la posta, sono 10, sono stato invitato come ospite insieme ad altri membri di Wasama e presentato come ospite all'Ariano International Film Festival. È stata un'esperienza allucinante, perché già per strada, già arrivando ad Ariano Irpino, mentre eri in macchina, vedevi questi cartelloni pubblicitari enormi e il tuo faccione stampato con queste dimensioni lì, dove lo vedevano tutti, in cosplay chiaramente. Però è stata una cosa molto particolare, ha lasciato una sensazione davvero particolare. Il primo giorno di attività siamo arrivati lì, c'era sicuramente Martina Cassetti in giuria, membro di Wasama, e Ivan Cecio, forse anche Ivan quel giorno era in giuria, per la gara cosplay che è stata fatta ad Ariano
il giorno precedente il film festival e poi ci siamo stati noi che col nostro spettacolo abbiamo concluso la giornata. Dopodiché ci hanno fatto delle interviste, così a crudo, senza preavviso, arriva uno col microfono, la videocamera e ti fa l'intervista. È stato particolare. E dopodiché il giorno successivo abbiamo inaugurato la serata di gala, abbiamo inaugurato il red carpet di quella serata di gala. Infatti siamo stati i primissimi a sfilare, circondati da fotografi. Era una zona recintata, cioè potevamo accedere noi e gli attori che erano lì proprio per il film festival, e circondati da fotografi. A un certo punto la cosa più assurda è stata questa: durante la competizione, in pratica, da quello che mi è sembrato di vedere, non ero informatissimo perché noi stavamo lì per attività nostre, mi è sembrato di vedere che sostanzialmente gli attori, e forse mi sembra che ovvio, qualche regista, stavano competendo per vincere un premio su alcuni cortometraggi. Ho visto che proiettavano dei cortometraggi, ora non so esattamente che cosa stessero facendo, noi eravamo lì per altro. Comunque eravamo all'interno della zona di gala, un po' defilati, siccome qui c'era la zona nella quale erano presenti gli attori che guardavano i corti e tutto il resto, e noi eravamo sulla sinistra rispetto al palco. E dopo poco tempo gli attori e le attrici si alzavano per venire a farsi le foto con noi. Questo è stato assurdo, tant'è che a un certo punto ci hanno dovuto chiedere di spostarci all'esterno, altrimenti loro non avrebbero potuto continuare la serata. E quando succedono queste cose ti lasciano un certo ricordo, un certo effetto. Superata poi l'esperienza dell'Ariano Film Festival, ho partecipato a quelli che sono stati per me gli ultimi due eventi, e sono stati a Catania nel mese di settembre-ottobre 2019 e a Monfalcone di nuovo nel mese di gennaio 2020, fine gennaio inizio febbraio 2020. Considerando che per ogni tappa noi abbiamo fatto due o quattro fine settimana di lavoro, per cui si trattava di un minimo di 4 giorni o 8 giorni di attività, non è possibile. Considerando che per ogni tour, per ogni tappa si facevano circa 2 fine settimana o 4 fine settimana, per cui ho 4 o 8 giorni di lavoro, e contando tutte le tappe alle quali ho partecipato, io ho totalizzato 40 giorni di lavoro in cosplay. Non ho parole, perché prima d'oggi non li avevo mai contati, li avevo semplicemente vissuti, e poi ho spostato sempre la mia attenzione su di altro. Un bel numero importante sicuramente. E nulla, questo è. Penultimo evento al quale ho partecipato è stato quello di Catania, sicuramente. E poi l'ultimo è stato quello di Monfalcone. Che altro aggiungere? Durante tutte queste tappe ho avuto modo di conoscere tante persone, sia appartenenti al mondo dei fumetti, sia appartenenti al mondo del doppiaggio italiano. In particolare ho conosciuto Alex Polidori e Sara Labidi, che hanno doppiato rispettivamente Spider-Man della Marvel, interpretato da Tom Holland, e Arya Stark del Trono di Spade. Probabilmente mi sono assentato quando hanno invitato qualcun altro. Io non ho contato Pescara, dato Pescara, qua c'è anche Pescara da contare. Ho fatto 42 giorni di lavoro. In sintesi, a parte l'elenco lunghissimo di tappe alle quali sono stato presente, ciò che ho fatto lavorando come cosplayer è stato fare spettacoli e meet and greet con il pubblico. Wasama mi ha regalato una bella esperienza,
ho creato degli ottimi rapporti con tante persone, ci sentiamo ancora nonostante la distanza e non credo ci sia altro da aggiungere. Ci sarebbero delle curiosità più che altro che alcune persone mi hanno chiesto in privato, però probabilmente a quelle conviene rispondere in privato, dato che grosso modo ho riassunto tutto in questo video. Grazie per la visione e al prossimo. Ciao.